Gioconda è stata rubata! È stata rubata la Gioconda! La Gioconda è stata rubata! Interpol Roma, priorità eccezionale a tutte le polizie europee, stop. Informiamovi che prime ore notte scorsa ladri ignoti sono penetrati in nota galleria. Il furto più clamoroso di tutti i tempi fu senza dubbio quello del quadro della Gioconda, asportato dal Museo del Louvre a Parigi nel 1911. L'inchiesta dimostrò che il ladro agì da solo. Il direttore del Louvre, signor Homol, fu destituito. Agosto 1911, una cappa d'aria afosa avvolge Parigi. È lunedì, è il giorno di chiusura del museo Louvre. Però quel lunedì il museo non è deserto, perché vi hanno accesso, quindi non solo i custodi, come ovvio che sia, ma anche gli artisti autorizzati a copiare le opere e molti operai addetti alla manutenzione. Sono le 7:15 e attraverso l'entrata principale penetra all'interno del museo un uomo piccolo, baffuto, dall'aria tutto sommato un po' dimessa. Indossa il classico abbigliamento degli operai francesi del tempo, il blouson, un'ampia giacca. E in un primo momento si unisce al resto degli operai che bivacca, scherza, prende il caffè alla buvette, appunto il caffè del Louvre. Però quando gli operai si salutano e vanno sui posti di lavoro, quell'uomo non li segue. Infatti raggiunge il Salon Carré, il salone quadrato, che custodisce la Gioconda. In quel momento la sala è deserta. L'uomo non deve far altro che coprire l'opera, nasconderla con la tela del suo blouson e guadagnare l'uscita senza incontrare alcuna difficoltà. Sono Celestina Perugia, sono la figlia del ladro della Gioconda. Anzi, giunto nei pressi della corte Visconti, l'uomo libera l'opera dal vetro di protezione e dalla ricca e bellissima antica cornice donata dalla contessa di Béarn. Dopodiché nessun'altra difficoltà, guadagna la via del Louvre senza lasciare alcuna traccia. Voi dovete ricercare dovunque questo ritratto, ogni angolo. Dico ogni angolo deve essere setacciato scientificamente.